Siamo nel 1276. Ravenna, difesa dal suo signore Conte Guido, è assediata da Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Riminesi e ravennati combattono con eguale valore e alterna fortuna. Spinti per la seconda volta. Bene, bravi, resistete. Coraggio, ragazzi, bisogna resistere. Ravenna! Respinti, ancora respinti. Sono 3 mesi che Ravenna resiste e i ravennati si ridono di me. Ma che capitani siete? Chi mi avete portato? Soldati vi ho chiesto e non femmine. Il nostro sangue ti abbiamo dato. Non hai il diritto di parlare così, Malatesta. E chi me lo lega? Proprio tu, uso di mare, bella figura hanno fatto stamare i tuoi famosi balestrieri genovesi. Assassate, li hanno buttati giù dai bastioni. Segui il mio consiglio, Gianciotto. È tempo di scendere a patti con Ravenna. Dopo 3 mesi di assedio, mi coprirei di ridicolo. Un buon trattato vale più di 10 battaglie. Basta, astrologo, non voglio consigli, contentati di consultare le stelle. Mi sono sempre favorevoli? Sì, ma tu stai forzando il corso della tua stella. Beh, che mi importa, purché salga! Bravo, fratello, metterò questo motto sul mio blasone. Paolo, da dove vieni? Sono andato a dare un'occhiata fino alla postierla, verso la laguna. Ti avevo proibito di oltrepassare lo stecco, ma la luna era coperta. Le notti senza luna sono buone a qualunque impresa. Già, ma quei maledetti sembra che ci vedano di notte più dei gatti. 2 ducati lo avevo pagato, questo ricamo. Potevano ammazzarti. Il conte Guido sta ammassando più grano che frecce a Ravenna. E finché avranno pane, non ne verremo a capo. Sacco pieno sta in piedi. Ecco, i depositi sono qui, dietro la chiesa, in questo punto. E ogni notte scaricano grano. E come lo sai? È il frutto della mia passeggiata verso la laguna. Maledetto! Se qualcuno appiccasse fuoco al fondaco, si potrebbe prenderli per fame. Che ne dici? Le stelle non sono propizie alle imprese folli. Al diavolo tu e le tue stelle! Io non ho fede che in me stesso. Se fossi in te sarei più cauto. Se fossi in te mi taglierei quella lingua da ciarlatano. Daremo fuoco alle provviste del conte Guido. 1000 ducati per chi ci riesce. Chi si offre? Ma noi siamo qui per combattere in campo aperto. Questa non è impresa degna di un soldato. Andrò io. Oh, non farai questa pazzia. E perché no? Se è una pazzia, non può farla che un malatesta. Non è vero, astrologo? Questa impresa nasce sotto cattivo segno. Rifletti. Non puoi trascurare l'avvertimento di Matteo. Ho tanta fiducia nel tuo astrologo che se fossi signore di Rimini lo metterei a spazzare le strade. Ma se ti prendessero saresti un ostaggio prezioso. Non mi prenderanno. Ma è già notte inoltrata. Manca poco al sorgere del sole. Meglio così. Non andrai solo, almeno. Porterò con me Ubaldo. Mi seguirà fino alle mura. Poi, travestito da popolano, andrò solo. Niente di nuovo? No, niente. Andiamo. Rompe la testa contro le mura e noi insacchiamo provviste. E
l'ultimo carico che entra in Ravenna. Come? Non arriveranno più. L'ultimo? Non c'è più grano in giro? No, ce n'è, ma in Puglia e in Grecia vogliono soldi e non promesse. E il Conte Guido soldi non ne ha più. E che si mangia allora? Mi potete pescare le anguille in canale. Oh, per carità, è pieno di morti. Mi parrebbe di mangiare cristiani. Su, su, presto, figlioli, andiamo. 42. 43. È uno dei vostri, quello. Quale? Quello. Ehi, tu, vieni un po' qua. Fermo. Di dove vieni? È Frati Sodano. Non ti ho mai visto. Sei armato? È una spia. Addio, una spia. No. Sia, se anche fosse entrato in questo luogo sacro, avrebbe diritto d'asilo. Ma qui non c'è nessuno. Cercate altrove.
Qui c'è soltanto gente che soffre e che ha bisogno di pace. Andate! Chiudi! Andiamo. Sì. Venite. Conduci questo poveretto alla meditazione. Questa è la casa del Signore e il diritto d'asilo è sacro per chiunque. Vi devo la vita. Senza di voi mi avrebbero preso. Perché l'avete fatto? Ho già visto uccidere. È mostruoso. Venite, devo mendicarvi. Vi faccio male? No. Ho sete. Bevete. Siete una novizia? No. La badessa mi permette di venire ad aiutarla. Questi infelici hanno bisogno di cure. Io so fare così poco. Avete delle mani belle e leggere. I feriti devono credervi un angelo. No, non ditelo. Non si vede che sangue qui. Sangue e dolore. Ma la vita non è tutta così. C'è anche altro. Ah, lo so. Ma a che serve? L'odio sommerge tutto. Guardatevi intorno. C'è gente che non sa nemmeno perché muore e perché ha ucciso. Avete ragione. Ma la guerra è un terribile istinto al quale non si resiste. Come l'amore. L'amore è un dono di Dio. È il compenso più bello a qualsiasi sacrificio. Quando è vero? Quando è amore. La vostra voce trema, come quando avete mentito per salvarmi. Avete avuto paura? Temevo di dovermi pentire. Il mio gesto poteva generare altro male. Altro dolore, altro sangue. E perché mi avete aiutato sapendo che sono un nemico? Non credete che potrei ancora fare del male? Voi solo lo sapete, non io. Siete ancora in tempo, sono in mano vostra.
Chiamate e mi prenderanno. Fratello! Eccomi. Allora andate nel chiostro. Chiederò alla badessa di farvi uscire da Ravenna. Il convento ha privilegio di traghetto sul canale, in pace e in guerra. Egli vi indicherà la strada. Passate accanto al fondaco del grano e nessuno potrà molestarvi. Ma voi sapete che io sono entrato in Ravenna per incendiare il vostro grano? Lo so. Condurrai questo giovane al di là del canale. Ma la reverenda madre ha dato licenza. Andrò io da lei. Non mi dirà di no. Tu vai intanto. Seguitemi. Tornerò in Ravenna, ma non più come nemico. Ve lo prometto. Com'è andata? Fuoco ne hai visto? No. E allora lo sai, il fondaco è ancora lì, pieno di grano che scoppia. Un sacco ce l'ho portato anch'io, fin sulla porta almeno. Ti hanno scoperto? Sei ferito? No, un graffio. Vigliacchi, la pagheranno cara. Ma com'hai potuto salvare? È una storia lunga, ci sono dei gran santi a Ravenna. I matti li trovano dappertutto. Ho mancato l'impresa stanotte, ma in cambio ho capito molte cose. Partendo eri più battagliero. La guerra che combattiamo è inutile e crudele. Ha visto i ravennati da vicino e gli hanno messo paura. Tuo fratello ti aveva pur sconsigliato di andare solo. No, ti avevo promesso da tempo una lezione. Tieni. Paolo! Sta al tuo posto. In quanto alla condotta della guerra, ricordati e ricordatevelo tutti che qui comando solo io. E voi raggiungete le vostre compagnie. Tra un'ora attaccheremo. I primi saranno i tuoi balestrieri. Quelli che ne restano. Basteranno. Prenderò io stesso il comando. E tu non muoverti di qua. Sono addolorato. Quello che è accaduto. Mio fratello è un ragazzo. Difatti, il suo cambiamento. Troppo strano, troppo improvviso. Che cosa vorresti insinuare? Non hai dimenticato la profezia di quella notte di agosto, quando il fulmine cadde sulla Torre Grande? Casa Malatesta sarà segnata dalla sventura. Il fratello ucciderà il fratello. Quella notte dovevi essere ubriaco fradicio, astrologo della malora! Le profezie sono sempre vere. Non conosci mio fratello se lo credi capace d'un tradimento. Ciascuno porta in sé la propria sorte. E io voglio che tu sia avvertito per la tua. I soldati sono stanchi di guerra. E ogni parola di pace può far presa su di loro, soprattutto se esce dalla bocca di tuo fratello. Che accadrebbe se le tue migliori truppe si ribellassero? Seguiterò la guerra e prenderò Ravenna anche da solo se occorre. Da solo. È da tempo che te lo consiglio. Stringere un'alleanza con Ravenna. Preferisco 100 nemici a un solo alleato. È vero. Se è soltanto un patto a legarlo. Ma se ci sono altri vincoli è diverso. Il conte Guido ha un'unica figlia. Sarà lei l'erede del titolo e della signoria. Che? Ravenna in mano a una donna? Reggerà poco. Dipenderà dal marito che le darà il padre. Paolo, e voi altri, venite qua. Ehi.
Che ne diresti se prendessi moglie, ragazzo? Tu? Ti par davvero tanto strano? Per ora è soltanto un'idea, bada. Ma chissà. In fondo il matrimonio può avere anche dei vantaggi. È stato lui a consigliartelo? Proprio. Ogni astrologo è metà politico e metà mezzano. Secondo lui la politica si fa bene solo nei letti. Il conte Guido ha un'unica figlia e sarà un onore per lui darla a un malatesta. Bisogna vedere se lei vorrà me. Che dirà quando saprà di dover sposare lo sciancato? Di questo rido solo io. Tu, Paolo, che ne dici, eh? Quando ti conoscerà come ti conosco io, sarà felice di avere accettato. Ma se vengono marmocchi sarà tutto a tuo danno, ci hai pensato? Li servirò come servo te, fratello. Lo sapevo. Hai un cuore generoso, Paolo. Manfredo, manda un araldo sotto le mura e chiedi una tregua. Prima che il sole sia sceso, aspetto qui i messi del conte Guido al Parlamento. Inviati di Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Benvenuti, signori. I miei parlamentari mi hanno informato stamane, dopo l'incontro con voi, che il Malatesta propone di trattare. L'eccellentissimo signore di Rimini, nell'intento di porre fine ad un conflitto atroce ed in virtù del bene comune di entrambe le signorie, offre un patto di alleanza per 30 anni. Francesca, no, continua a pregare. Avrai più forza per ascoltare quanto sto per dirti. E anch'io. Dio ha voluto metterci alla prova. I messi del Signore di Rimini hanno dettato le condizioni della pace. Non sono dure che per me e per te. Il Malatesta toglierà l'assedio e stringerà con noi un'alleanza senza limiti di tempo, ma ad un patto. Che le tue nozze con lui siano il pegno della pace. Le mie nozze, padre? Sì. Con il nostro nemico? Un sacrificio, lo so, e non posso costringerti. No, padre, no, non posso. Ho chiesto tempo fino al tramonto per rispondere. La tua povera mamma, quando ci lasciò, ti ha affidato a me perché ti facessi felice, e io preferirei dare 1000 volte la vita che chiederti di doverti piegare. No, no. Ma tu sai qual è il nostro stato. Sai in quale situazione disperata si trova la nostra città. E tuttavia non ti farò alcun obbligo. Ti consiglio con noi e con te. E accetterà la tua decisione, qualunque essa sia, a qualsiasi conseguenza possa condurre.
Ora ti lascio. Avrai modo di riflettere in pace. Fate che io possa prendere il velo. Aiutatemi, madre. Figliola, calmati. Nessuno che abbia cercato rifugio qui è stato mai respinto. E tu lo sai. Rispondimi. Devi essere sincera con me per poter esserlo con te stessa. È soltanto la ripulsa per queste nozze che ti ha condotta qui a chiedermi di entrare in convento? Sì, madre. Sei sicura che non c'è altro nel tuo cuore? Ne sei sicura? Oh, madre, è vero. Quel giovane che si rifugiò qui dentro l'altro giorno, non fu soltanto la pietà che mi spinse a salvarlo. Non avevo mai provato quello che sentii quando lo vidi dinanzi a me, quando mi parlò fissandomi negli occhi. Il Signore, nella sua infinita bontà, ti ha concesso un dono magnifico da offrirgli in cambio della sua grazia. Non sarà soltanto al rancore, alla ripulsa, all'orgoglio che dovrai rinunziare, ma a qualche cosa di infinitamente più puro e più prezioso. All'amore. Iddio dona, Iddio toglie. Sia benedetto il suo nome. Se saprai trovare la forza per vincerti, per offrire a lui questo tuo sacrificio, avrai la pace nel cuore. Datemi la vostra benedizione, madre. Ora ho compreso qual è il mio dovere per il bene di tutti. Thank you.
portarsi via la nostra Francesca. Povero Conte Guido, chissà che dolore. L'ha fatto per noi. È un gran bel figliolo, però. Peccato sia un malato. Me lo figuravo diverso. Sembra San Michele Arcangelo. Venitelo a vedere, signora. Non è come ve l'hanno descritto. Sarà peggio. Vallo a vedere in ogni modo, se no queste due non ti daranno pace. Venite, Madonna. Non è bello? Dio mio, signora, che avete? Lisa! Non è nulla. Vergine santa, che c'è? Solo a vederlo da lontano t'ha impaurita? È lui, Lisa, sì, è lui. Oh, sono tanto felice. Vieni, Lisa, aiutami. Dammi un'altra veste più chiara, più semplice. Voglio essere bella. E toglietemi queste perle, mi ingoffano. Presto, presto. Dovevo capire. Per questo ha chiesto la tregua. Lui sapeva. Aveva indovinato. Ed io che non volevo. Poteva darmi tanta gioia di entrare in Ravenna, Conte Guido. E solo la pace poteva farvi accogliere entro le nostre mura, Paolo Malatesta. È la maniera che preferisco. Anche noi. Dov'è vostro fratello? Gianciotto ha voluto condurre personalmente l'esercito fuori del vostro territorio, Conte, per impedire che vi recasse altro danno. Io sono qui in sua procura per le nozze che gli avete fatto l'onore di concedergli. Sarò io a pronunciare per lui la formula del rito, ma, secondo l'uso, sarà la sua spada a rappresentare la sua persona. Vostro fratello non poteva scegliere un messo più gentile, né un simbolo più nobile. Da oggi, se questa spada sarà snudata, la mia lo sarà pure, per la causa comune. Mio fratello conosce quanto valga la vostra, Conte Guido. È per noi grande titolo di fierezza aver combattuto contro di voi. Lo sarà ora d'orgoglio questa alleanza in pace e in guerra. Il vincolo che da oggi lega le nostre due casate porti soltanto la pace nella nostra terra. Questo è il mio voto, Paolo Malatesta. E questo è anche il nostro, Conte. Ecco mia figlia. Francesca.
Nel tuo sorriso c'è tutta la pietà per tuo padre. Che tu sia benedetta. Non essere triste per me. Mai sono stata tanto lieta. Vieni. È quanto di più prezioso ho sulla terra. Dopo la mia fede e il mio onore. Il mio sposo sarà il mio signore. Da lui prenderò il nome, la terra, la casa. Lo servirò con umiltà, devozione ed amore, secondo la legge di Dio. È la prima volta che invidio la fortuna di mio fratello, Madonna. Permettete che io compia in sua vece l'omaggio di fedeltà alla sua sposa. In sua vece, suo fratello. Io, Paolo Malatesta, in nome di Gianciotto, mio signore e fratello, ti porgo la sua spada, che da oggi sarà la tua difesa. Figlia mia! Francesca! Vuoi tu davanti a Dio unirti in matrimonio a Gianciotto Malatesta sulla sua spada? Sì. E tu, che dello sposo fai le veci nel rito, accetti per lui in moglie Francesca, figlia di Guido, signore di Ravenna? Sì. Unite le mani. L'anello. In nome di Dio, io dichiaro il matrimonio compiuto. Coloro che l'Onnipotente ha congiunti, nessuno potrà mai separare. Carne morta non ne vuole. Preferisce ucciderla da sé, la preda. E la rifiuta se non è tenerella. Buono, buono, Ippocrate. C'è una nidiata di topolini giovani qui per te. Guardali, guardali come si agitano. Hai mai voluto bene a nessuno tu, Matteo? A questo saggio, padrone. E a te sono devoto, lo sai. Sì, tutti mi sono devoti, dai miei capitani ai cani, perché li ingozzo. Ma se un giorno non potessi più farlo, mi salterebbero tutti addosso, uomini e bestie, per farmi a pezzi. Tu per primo. Dovresti fare eccezione almeno per tuo fratello. Paolo è del mio sangue. Da lui non può venirmi inganno. Temo che la mia padrona sia sofferente. Rimini non è lontano ormai. Sì, ma forse sarà meglio fare una sosta. Che c'è? Perché ci fermiamo?
sentite stanca, Francesca? Vi sentite male? No, vi ringrazio. Volete riposarvi un momento? C'è ancora molto cammino? Siamo a mezza strada all'incirca. Allora, giungeremo prima che annotti. Appunto. Scendete. Si stanca presto la sposina, figurarsi stanotte che sarà. Francesca, sul mio onore io ti giuro che non ne sapevo nulla. Se avessi potuto supporre che eri tu, proprio tu, quella alla quale devo la vita, sarei morto piuttosto che permettere queste nozze. Grazie, Paolo. Questo dubbio ha pesato sul mio cuore, è vero. Ma l'ho scacciato subito. E ti sono grata di quanto dici. Il destino è stato spietato con me, Francesca. Il Dio ha voluto metterci alla prova. Avremo bisogno di tutta la nostra forza per superarla. La nostra forza? Ma allora, anche tu? Ah, Francesca, quando mio fratello mi disse del patto che intendeva imporre a tuo padre, io ho esultato. La pace per me significava tornare a Ravenna, cercarti, ritrovarti. E mi hai ritrovata. Infatti. Ma non per me. O meglio, 100 volte sarebbe stato continuare la guerra. Non dire così. La provvidenza si è servita di noi per ridare la pace a tanti infelici. Questo deve bastarci. Anche se ne dovremo soffrire. Senza una speranza? Perché anche solo sperare sarà un delitto per noi. A che serve tormentarci ancora? Ognuno di noi due avrà il suo segreto. Questa sarà la nostra pena, ma anche il nostro conforto. Signore, non è con voi. È uscito, non saranno nemmeno 2 ore per incontrarlo. Non l'abbiamo veduto. Ha preso la scorciatoia per giungere prima. Francesca, mio fratello è uscito per venirti incontro. Qualcuno c'è per darmi benvenuto? Fateli tacere! Voi siete la signora di questa casa. Potete disporre di quanto essa contiene. È Mariano, il castellano. Un vecchio guardiano fedele. Aiutala tu.
Vi condurrò alle vostre stanze, signore. È squallida la nostra casa, Francesca. Da quando morì nostra madre, tu sei la prima che vi metta a piede. Potrai abbellirla a tuo talento. Ecco le vostre stanze, signore. E questa è la stanza nuziale. Da oltre un secolo è stata riservata alle donne dei malatesta. Qui entrò sposa Madonna Concordia, la madre dei miei signori. E qui nacquero tutti i suoi figli. Vogliate degnarvi d'entrare, signora? Il vostro sposo non tarderà a venire. Devo restare, Madonna? La vostra ancella potrà attendere nella stanza accanto. Non avrete che da chiamarla. Oh, benvenuta, Madonna. Posso deporre l'omaggio della mia devozione ai tuoi piedi, signora? Io sono Mastro Matteo, l'astrologo. Sapevo della tua venuta prima di chiunque altro, leggendo nel corso delle stelle. Se vorrai permetterlo, porrò al tuo servizio tutto quanto so. I magici unguenti di Arabia non hanno segreti per me. Tu non hai nulla da invidiare ai fiori, mia signora, ma... Il padrone. Il tuo sposo, Madonna. Eri sempre il solito buono a nulla. Perdonatemi, padrone. Ah. Oh, Paolo, ero uscito a incontrarvi, te l'hanno detto? Avevo preso per il bosco, ma un miglio da qui ho sorpreso tre bracconieri alla posta dei miei dai. Ci hanno fatto correre malapine, ho avuto la gioia di appiccarne uno con le mie stesse mani. Ah, oh, ma è lei? Mio Dio, ma è poco più di una bambina. Perdonami se ho tardato. Avevo fatto disporre tutto perché ti potessi ristorare. E tu, cialtrone, non ci hai nemmeno pensato. Ma veramente? Scusate, la colpa è mia. Ero tanto stanca. Capisco. Ma è una coppa di vino di Cipro, qualche biscotto? Grazie, signore. Ma con vostra licenza preferisco non prendere nulla. Come vuoi. Paolo, che cosa fai lì imbambolato? Vieni qua. So che sei stato pieno di cure per lei, tu almeno non mi hai fatto sfigurare. È un po' il mio figliolo, sai. Lui ed io siamo come due dita della stessa mano. La nostra povera mamma si chiamava Concordia e questo nome è sempre stato la nostra impresa. Da oggi sarà anche la tua, è vero? Certamente, signore. Signore, ma bambina, qui tutti mi chiamano Gianciotto. E vuoi essere tu l'unica a non chiamarmi così? Ci conosciamo appena, ma sei mia moglie. Sì, Gianciotto. Perdonatemi, ma credo sia bene che noi ci ritiriamo ora. Vero, Paolo? Certo. Felice notte, signora. Avete ancora bisogno di me, Madonna? Vai, se occorre ti chiamerà. Ma tu sei pallida. Che cos'è? Perdonatemi. Tanta paura ti faccio? Capisco. Chissà cosa hai sentito dire di me. Fino a ieri eravate solo il nemico della mia casa. Non sapevo altro di voi. Vedi? Essere sempre il più forte è come portare una corazza di ferro. Ti difende ma ti chiude come in una morsa.
Dovete essere molto infelice. No, la pietà non la voglio da nessuno e tantomeno da te. Non intendevo offendervi. Non temere. Finché vedrò quest'ombra nei tuoi occhi, non ti toccherò neppure. Vuoi che chiami l'ancella? Grazie, non mi occorre. Buonanotte. Buonanotte. Vostra signoria, lodo col mio cantare. Voglio lodare il viso, onde si bella siete, che sino al paradiso. Chi canta? Angeli vincerete. Sarà un menestrello. Quando sanno che giunge una sposa, corrono con la loro fame e il loro canto. Dove siete voi, nasce la loro, nasce la loro e poi nasce. Buonanotte, padrone. Dove passate voi, passa fortuna. Allora che tu sorridi, si illumina la sera. Allora che Gaia ridi, ritorna primavera. Donna beata e bella, certo sei tu la stella che sì nel nostro mondo porti l'amor giocondo. Acqua di fonte viva, tanto tu sei giuliva che come dolce rosa oggi sei fatta sposa. Non disdegnare il canto che porta il vento, guarda le stelle accanto, son cento e cento, ardela sulla pace del vostro amore, anche se dormi in pace, sei dolce fiore. Allora che tu sorridi, si illumina la sera, allora che Gaia ridi, ritorna primavera. Ho sentito bene, sai? Mi hai chiamato lo sciancato. Prova a ripeterlo ora. Altre 20 frustate per quella linguaccia schifosa. Perdono, padrone, perdono! Ah! Ah! Ornella? Oh! Ornella! Oh! Buongiorno, madonna. Chi è che grida? Oh! E perché? Ma non so, madonna. Guai per chiunque se sento ripetere quella parola qui dentro. Ma cos'è? Cosa ha fatto? È un bastardo insolente. E voi toglietevi di torno. Andate. Voglio rimettere un po' d'ordine in questa baracca. E tu mi aiuterai. E come? Vedi, Paolo, non so nemmeno io di dove cominciare. Ho bisogno del tuo consiglio. Tu di certe cose ti intendi. Io se mi parli di guerre, di assedi, mi ci trovo. Ma se mi parli di donne, è un altro affare. Vuoi parlare di Francesca? Ti ha detto qualcosa che ti è spiaciuto? Lei, e come ne sarebbe capace? Mi sembra una rondinella spaurita. Trovarsi così di colpo di fronte a un tanghero come me e che sempre è stato dipinto come il diavolo, è naturale che sia sgomenta.
Che vorresti fare? Non so. Tu le donne le conosci bene, anche troppo magari. Ma che c'entra questo? Ecco, io vorrei che Francesca trovasse attorno a sé qualcosa che le facesse sentire meno ostile questa nostra casa. Noi malatesta l'abbiamo soltanto voluta forte, solida. Ma a lei deve sembrare una prigione. Hai ragione, Gianciotto. Francesca ha bisogno di luce, di sole, come i fiori. Quando è arrivata qui ad accoglierla c'erano solo i tuoi mastini e degli uomini più arcigni dei cani. E invece per lei doveva esserci festa, musica. Attorno a lei ci vogliono le cose più belle, più rare. Un giardino incantato, dove le sembri di vivere in sogno, dove l'erba sia dolce come il velluto sotto il suo piede e i rami formino un arco fresco sul suo capo. E poeti, musici, perché cantino di lei, della sua bellezza. Bravo! È quello che volevo. Faremo di questa fortezza una corte d'amore. E se lo sai, perché me lo chiedi? Che c'entro io? Fa quello che ti pare. Sbrigatele da solo le tue faccende. Messer Paolo, Messer Paolo. Che vuoi? Madonna Francesca vorrebbe vedervi. Ora no, dille che mi perdoni. Ornella, dov'è la tua padrona? Vicino al laghetto. Francesca, mi hai fatto chiamare? Sì. Non avrei dovuto, lo so. Ma ero così sola. Avevo bisogno di vedere qualcuno. Di udire una voce amica. Non vuoi restare ora? Tanto male facciamo anche così. Ho lottato con tutte le mie forze. Andrò da tuo fratello e gli chiederò di rimandarmi da mio padre. Non puoi farlo. Lo farò. Io non sono ancora sua moglie. Oh, Paolo, Paolo, lasciami almeno questa speranza. Io non resisto più. Come posso restare? Vivere sotto lo stesso tetto dove tu vivi. Respirare la stessa aria che tu respiri. Provare quello che provo ogni volta che il mio sguardo si incontra con il tuo. Sento che mi perdo se tu non mi aiuti. E io ti aiuterò, Francesca. Te lo prometto. Ora però, sorridi. O non ne avrò la forza. Accidenta a me a quando t'ho lasciato annidare quassù in cima. Queste scale sono faticose. E soprattutto per te, Gianciotto. Perché? Guarda, vecchio pappagallo, che un'ora fa ho rotto la schiena a uno dei miei servi per molto meno. Hai voglia di scherzare? Fallo su quel tuo mangiasorci. Siedi, riposati. Ho dei progetti per la testa, Matteo. Quel poco che so fare è al tuo servizio. Questa rocca deve mutare aspetto.
Voglio che mia moglie non abbia a rimpiangere la corte di suo padre. Musica voglio per lei, canti, allegria, l'erba come il velluto, gli alberi... Insomma, tu mi hai capito. Oh, trovo l'idea magnifica. Sei stato tu ad averla. Sì, sì, ma era confusa. È stato Paolo a chiarirmi quel che volevo. Paolo? Ah, capisco. Ma allora perché ti rivolgi a me? C'è tuo fratello. No, no. Te ne devi occupare tu. Spendi pure quello che vuoi. Non ti do limiti purché riesca. Riuscirà. E sarà una corte degna della tua sposa e di te. Vieni, vieni. Eh? Ecco, potresti... Vieni. Ecco, potresti, per esempio, far costruire una fontana. E laggiù, guarda, laggiù presso lo stagno, un bel roseto. Perché ti sei interrotto? Che dicevi? Parlavo di un roseto da piantare laggiù presso lo stagno. Ah, là dove sono Francesca e mio fratello? Esattamente. Gioventù va verso gioventù. È naturale che Francesca cerchi la compagnia di uno della sua età. Anche i cuccioli ruzzano fra loro senza ombra di malizia. Che intendi dire? Nulla. Dicevo, una gran spalliera di rose laggiù. Gioventù va verso gioventù. Vita per farti ammazzare come un cane. Ma guarda cosa avresti perduto. Quando mai queste vecchie mura avevano visto tanta grazia di Dio? Pensa che stamattina se ne è andato con pochi uomini a dar battaglia 300. Non gli mandava rinforzi, me l'avevano belle spacciato. Chi getta via la vita a questo modo o è matto o è innamorato. È quello che penso anch'io. Lo sai, Francesca, che hai spugnato più gonnelle lui che io fortezze? E poi mariti e padri venivano a lamentarsi da me. Ti prego, lascia stare. E che male c'è? Una donna maritata certe cose le può anche sentire. Figurati che una volta a Faenza, per beccarsi la figlia di un notaro, gli entrò in casa vestito da donna. Tu l'avessi visto quanto era buffo. Lei si era finta ammalata e... Basta, cianciotto!
cos'è questo tono? Bada bamboccio che certe alzate a me piacciono poco. Ma lo sai che sei sempre lo stesso prepotente, malatesta? Prima non gli permetti di raggiungere la sua donzella e poi t'ammoschi perché si è consolato con l'Albana e il Sangiovese. Donna e bottiglia fan scordare anche famiglia, non lo sai? Senti piuttosto questa strofetta se ti piace. Cacciatore di foresta agiva lungi per cacciare e crede alla moglie onesta che lui sol potesse amare. In sua senza uno scudiero, senza troppo faticare, rimanendo nel maniero, anche lui seppe cacciare. Messeri date qua al povero cantò, madonna carità al povero cantò. Cerca di far sapere a messer Paolo che questa sera voglio vederlo nella cappella. Sei un gran maiale, ma ne so una io che la tua è una ceglia da convento al paragone. Dammi quell'arnese. Giovane e innamorato camminando per la via, trova donna da soldato e le chiede cortesia. Cortesia non ti niego, avrei tutto quel che vuoi. Una cosa sol ti prego, passami i denari tuoi. Una cosa sol ti prego, passami i denari tuoi. Messeri carità al povero cantò, madonna carità al povero cantò. La 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 la. Temevo che non venissi. E come avrei potuto, anche se è una follia la nostra. Oh, che importa, tu sei qui, ti vedo, sento la tua voce, mi basta. Ho sentito per un momento che si può commettere qualsiasi delitto. E allora ho cercato la morte come si cerca la liberazione. No, Paolo, no, non devi parlare così. E ora non puoi, non devi lasciarmi più. Resterò, Francesca. Padrone, perdonatemi, ma temo che... Ha ragione. Devi andare. Stasera, durante il banchetto, cosa aveva da dirti l'ancella della padrona? Ornella? Sì, ho visto che confabulavi con lei. Vi sbagliate, Mastro Matteo. Eh? Ho capito. Sei più furbo di quello che pensavo. Ma credi di poterla fare a me? Moccioso. Troverò ben io il modo di farti cantare. Non so niente, vi giuro. Non so niente. Che è stato? L'abbiamo trovato così, povera creatura. Lando. Ma perché? Perché? Ornella. Chi è stato? Non ho parlato, sai. Oddio mio. Chi voleva sapere? Chi? Padrona! Padrona! Avete visto la mia padrona? Cercavi qualcuno, cara? Sì, la mia padrona.
Hai chiesto a Messer Paolo? No, no. Vieni con me. So io dove la troverai. Vieni. Francesca, perché sei venuta qui? Nessuno ti ha vista. Nessuno. Credevo che fossi malato. Ma perché non lasci mai la tua stanza? Ormai nella casa in cui sono nato sono soltanto un prigioniero. La mia spada non mi è stata più resa. Non mi restano che i libri. Sai, Ornella se n'è andata. Almeno così mi han detto. È partita. Felice lei. Ha rivisto Ravenna. Ravenna. Così lontana. Mi sembra un secolo. E non sono che pochi giorni. Hai notato? Qualche volta il tempo corre. Qualche volta non passa mai. Ora vorrei che si fermasse. Non può fermarsi. E non può tornare indietro. Francesca, perché sei venuta? Soffrivo già abbastanza. No, Paolo, no. Leggiamo, vuoi? Nell'udire quelle parole, il volto di Ginevra si scolorì. Il suo cuore batteva forte. L'ancillotto, fattosi ardito, prese tra le sue la mano di Ginevra. Perché non mi amate? Voi che mi amate tanto, domandò con accento dolente. Ginevra non rispose. Guardò negli occhi l'ancillotto e con un gesto di abbandono, finalmente vinta, si lasciò baciare. Niente dall'ancella come non hai saputo cavar nulla da quel disgraziato ragazzo. Vecchio impostore, non hai nessuna prova. Prova? È forse necessaria una prova per sapere che l'ape va verso la rosa, che la lodola sale verso il cielo, che il fiume corre verso il mare. Non posso ancora crederti. Tu vedi ombre e fantasmi ovunque. Ma chi ti ha dato il potere di mettere il fuoco nel cuore degli uomini? Chi? Le vie del destino sono tortuose. E tuttavia
Chi ha occhi per vedere, le vede. Chi è? Sono io, Mastro Matteo. Madonna Francesca. Non voglio che mi veda qui. Vieni. Entra. Entra. Entrate. Venite. Acqua. Acqua. Oh. Madonna, sta zitta. Quale onore per me. Siete solo? Solo. Tanto solo che qualche volta parlo per distrarmi col mio fedele piccolo amico. Che cosa posso fare per voi? Volete che vi legga l'avvenire? Che tracci il vostro oroscopo? Che vi dica quello che pensa di voi la persona che avete nel cuore? No, no. Dite, Madonna, dite. Vorrei una bevanda che mi facesse dormire. Dormire molto o poco? Molto. Troppo lunghe sono queste notti piene di pensieri che tornano ostinati e non se ne vanno. Posso servirvi a dovere. Vedete? Questa... dal colore di topazio procura sonni tranquilli, no? Questa invece è la droga magica del vecchio della montagna. Laggiù la chiamano hashish e popola i sogni di visioni dolcissime in cui la fantasia si perde. No, non voglio sognare. Questa, allora. Non sembra di fuoco. In essa c'è l'oblio che cercate. Una sola goccia basterà, una sola, badate. Altrimenti vi darà un altro sonno lunghissimo, senza risveglio. La morte. Sì, Madonna. Strano, è limpida come una gemma. Una gemma terribile che non perdona. E si soffre molto? No. Il cuore si ferma di colpo. È un attimo. Datemela. Ma signora, non so se debbo. State tranquillo. Ho inteso bene. Non sbaglierò la dose. Come volete. Che devo darvi in cambio, Mastro Matteo? La vostra benevolenza, signora. Io sono qui per servirvi, sempre. Grazie. Forse oggi mi avete reso un servizio inestimabile. Non hai udito? No. Un filtro d'amore. Un filtro d'amore? Sì. Non è certo per smuovere il tuo cuore che essa mi ha chiesto la bevanda magica.
E per chi, dunque? Ah, chissà. Per chi? Calmati, signore, calmati. E segui il mio ragionamento. A che serve un filtro d'amore se non a destare una passione che dorme? O a dar vigore a un sentimento trattenuto da legami? Legami che possono chiamarsi d'onore. E tu credi alla possibilità di un tradimento così abietto? Se fossi io a dartene conferma, non lo crederesti. Hai così poca fiducia in me. Ma c'è qualcuno che sa. Mi riconosci? Davvero, per pietà. Racconta a lui la storia d'amore che tu devi ben sapere. Ecco che cosa avrai in cambio. Parla. Bill, tu sei lo sciancato di cui tutti hanno terrore. Soltanto con la forza hai potuto avere la mia padrona. Ma essa non ti amava, no? Essa amava un altro, bello, generoso. Paolo! Sì, Paolo! Era lui che essa credeva di sposare. Lui che aspettava e non te, sciancato! Sciancato, sciancato, sciancato! Tu sapevi! Tutto è scritto nel libro del destino. Il destino lo faccio io. Quando sarà giunto il momento. Non precipitare. Agisci con calma. Con freddezza. Violante, potete andar via. Madonna Francesca non ha più bisogno di voi. Vostro fratello prima di partire mi ha dato ordine. A mio fratello, quando farà ritorno, direte che io vi ho ordinato di andarvene. Avanti. Che accade, Paolo? Francesca, sono venuto per portarti via. Mio fratello è partito all'alba. Noi andremo via oggi stesso, prima che torni. Amore mio, verrai con me. Usciremo da questa terribile prigione e andremo incontro alla vita, alla nostra vita. I nostri sguardi ci hanno tradito, tutti sanno ormai. Non odi bocche che sussurrano, non vedi occhi che spiano, orecchie che ascoltano, porte che si schiudono, tende che si agitano senza che il vento le muova. Tuo fratello? Non possiamo attendere il suo ritorno. Dobbiamo fuggire, dobbiamo andar via. Tutto è pronto. E prima di domani saremo lontani, liberi. Dimmi che anche tu lo vuoi. No. Francesca. Fuggire. Andar via. Ma dove? In quale angolo del mondo in cui non possa raggiungerci la sua vendetta? Ti difenderò contro chiunque. Ma non dal rimorso. E io neppure. Ti ho fatto tanto male. È proprio questo il mio tormento. Paolo, ti scongiuro. Va via. Sei ancora in tempo. Salvati, tu che lo puoi. Lasciarti? E tu che faresti senza di me? Non temere. Ho già deciso. Partirò anch'io, ma la mia strada sarà un'altra e devo percorrerla da sola. Porterò soltanto il tuo amore con me, il tuo ricordo e troverò la pace, il riposo. Sono tanto stanca. Tremi tutta. La tua mano sembra di ghiaccio. Ma di che hai paura? Soltanto di non aver la forza di staccarmi da te. Paolo, ti prego, aiutami.
Va via. Lasciami sola. Pensavi che non avessi compreso? No. Tu non parli. E come potrei vivere senza di te? Sì. Solo così saremo veramente liberi e uniti per sempre. Per sempre. Hai il colore del sangue. Solo due gocce. E il cuore si arresterà. Hai paura? Ah no, con te no. Stringimi forte. Il viatico. Ah.